Complimenti Riccardo per l'ottimo risultato qui al Multiplayer Club di Palermo, oggi local di Speed Duel. Raccontaci com'è andata, quanto hai fatto e che portavi. Allora, innanzitutto ho portato un Conclave Kaiju, un mazzo un po' strano, diciamo, che ha una cosa particolare che tuttavia non è essenziale ai fini della vittoria, tuttavia è... può essere particolarmente forte. Allora, ho fatto 4-1 battendo un Radbox, un Apprentice Control, ho perso contro un Kaioshin, poi ho battuto un Raging Cat e in finale un Volcanic Bomb. Allora, ottimo, vediamo il deck. Ho giocato come skill Looking into the Future. Una skill in questo mazzo penso sia perfetta perché ci permette di organizzarci eventualmente la combo o comunque evita di pescare carte che non ci servono. Soprattutto giocando 3 Dogoran, 3 Kaiju, è chiaro che vederli troppo o non vederne proprio potrebbe essere un problema ai fini della combo, quindi la skill in generale può essere molto forte. Quindi penso che per questo mazzo sia la skill perfetta. Come mostri, Crystal Beast, gioco triplo Pegaso e triplo Tigre Topazio, per il fatto che la Tigre è forte perché quando attacca diventa un 2000, comunque basta tantissimi mostri, basta pensare a Breaker con un segnalino, Rocket, Volcanic o quello che sia, e poi Pegaso soprattutto perché nel momento in cui viene evocato e ci possiamo mettere una Tigre o un altro Pegaso, soprattutto la due magie trappola, ci permette di attivare già al secondo turno eventualmente, se andiamo per primi, subito Conclave o eventualmente Rei Jeki, riuscendo dunque a essere più aggressivi il prima possibile, oltre che a sfoltire il mazzo e a evitare eventualmente pescate non desiderate. Dunque loro sicuramente fortissimi e utilissimi. Come altri mostri, ai fini della combo in questo caso, sono triplo Dogoran per diversi motivi. Allora, di tutto perché vogliamo vederlo. Non voglio vederlo troppo e per questo entra eventualmente in gioco la skill. Ma perché vogliamo la loro combo? La loro combo consiste nel tributare un mostro dell'avversario con Dogoran, evocare se ne abbiamo un altro Dogoran special dalla nostra mano, e poi con Conclave, che adesso vediamo, con Conclave, eventualmente rijumparci il nostro Dogoran, così non diamo una carta in mano all'avversario, ma la formando una carta dal cimitero e noi intanto ci riprendiamo il nostro Dogoran. E in più abbiamo ancora una norma, dunque se togliamo dalla zona carta magia e trappola eventualmente una Tigre o un Pegaso, abbiamo anche l'eventuale norma. Dunque abbiamo diversi mostri in campo, tra cui lui. Questa strategia potrebbe soffrire di magie e trappole, di lui disturbo ad esempio, o rovine diffuso e quel che sia. Per questo giochiamo anche doppio breaker. Doppio breaker perché con questa combo, nel momento in cui entra, è un gran vantaggio, perché si mangia Book, si mangia Floodgate, e questo è sicuramente importante. Infatti di base potrebbe essere fatto prima della combo, l'evocazione di Breaker, e mal che vada distrugge lui disturbo o altre carte fastidiose di questo genere. Poi, come trappole, giochiamo doppia Rei Jeki per eventualmente usarla al land o per togliere mostri all'avversario, se ovviamente questa combo toglie un mostro solo. Eventualmente così posso togliere anche un altro mostro all'avversario, oltre che a spaccare carte fastidiose, infettate o quel che sia, dunque fortissime. Si possono giocare anche a 3 volendo, solo che io ho preferito giocare 2 Dust insieme a questa perché non è sempre detto che io abbia zone della carta magia e trappola, cioè mostri nella zona magia e trappola, perché chiaramente li faccio jumpare con Conclave o comunque utilizzo 2 volte questi, dunque potrei non averli. Poi come trappola gioco Monozoma perché è forte, perché nel momento in cui ho zona settato e ho un Kaiju in mano, posso evocarlo nel suo terreno, magari facendo a land Zoma, evoco Kaiju nel suo terreno e posso togliere 3000. Dunque eventualmente potrebbe essere un gioco per chiudere, e oggi mi è servito tra l'altro a vincere proprio contro Ratbox il primo game. Infine gioco una magia che è Monobook perché è fortissimo per chiudere, per girare le ruote incubo, per tantissime cose, per pararsi da attacchi diretti o quel che sia. Dunque è molto forte, per scambio di anima ad esempio, dunque è molto forte. Come side ho giocato Mono Offering per quei mazzi che giocano mossi fastidiosi o comunque ne giocano tanti,
Offering può essere forte perché gli pulisce il campo, gli toglie una carta. Ok, noi non peschiamo, ma dipende dalla circostanza, può non essere estremamente utile, perché cerchiamo di pulire il campo all'avversario. Dunque Offering eventualmente può essere molto utile, dunque può essere forte, per questo non mi basta eventualmente. Anche perché c'è un mono book ed eventualmente non potrebbe non essere sufficiente a provare certi attacchi, per questo Offering. Poi mono defusione, perché non si sa mai se l'avversario gioca Waking e dà fastidio, anche se a me non serve in questo caso, quindi non lo usate, però eventualmente, magari contro il mazzo quello colleggiare gli scambi creature, potrebbe essere fastidioso, quindi l'avrei messa contro un mazzo di quel genere, oppure contro mazzi fusione, fargli defusione, praticamente uccidi quasi il mazzo, dunque metterla monocopia secondo me potrebbe essere buona. Dopo mono straight flush, spazzare via, contro Barn o comunque contro mazzi che settano tanto, contro anche Mirror non l'avrei giocata, ad esempio una persona aveva giocato contro di me e mi ha dato molto fastidio, dunque questa era particolarmente forte. Poi ho giocato mono risvegliare il drago, proprio perché sapevo che gli avversari avrebbero potuto essere flash, oppure se ci sono avversari che spaccano alla cieca cartoneggia e trappola, dunque poteva essere sicuramente utile, oggi sicuramente mi è servita. Poi doppia main crash contro tutti quelli che sono mazzi che addano o che giocano coccinelle e vi dicevo, dunque sicuramente è forte. Ad esempio contro questo mazzo Mind Crash potrebbe essere tanto forte, dato che comunque con Conclave il riadro le carte alla mano, dunque contro è sicuramente buono. Questo è il mazzo. Complimenti, veramente ancora complimenti, ottimo risultato. Grazie.